No, no, tranquilli, non è un titolo clickbait, non è un titolo per farvi cliccare sul video, è una cosa che penso realmente. Oggi parliamo del calciomercato della Roma e di un colpo che si farà, state tranquilli, Federico Chiesa verrà alla Roma. E lo dico con tranquillità, con tutta sicurezza, perché, beh, vi ricordate quando vi ho detto più o meno un mese prima dell'acquisto ufficiale che Lukaku sarebbe venuto a Roma? Beh, alla fine è venuto e ho indovinato. Ma qua non si tratta di indovinare, si tratta solo di capire, analizzare la situazione e, beh, soluzione migliore della Roma per Chiesa non c'è. Perché vi dico questo? Perché è un giocatore che sicuramente non è nel suo apice, è un giocatore che deve rilanciarsi, è un giocatore forte, una delle migliori ali del campionato, il miglior giocatore italiano che abbiamo. È l'unico che, insieme a Barella, ha una tecnica fuori dal comune. Con De Rossi si rilancerà sicuramente. E perché io parlo al futuro come se fosse già accaduto? Perché io ci metto la mano sul fuoco e lo dico qui. Federico Chiesa arriverà alla Roma. Fidatevi di me, non vi dico perché vi dico così con certezza assoluta, ma fidatevi di me, Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore della Roma. La Roma ha già chiuso con il giocatore vuole venire alla Roma, ci sono stati dei contatti tra Dybala e Chiesa che pare gli abbia scritto ci divertiremo e Chiesa vuole assolutamente venire a Roma perché è il suo ambiente ideale. Si è vociferato di un passaggio all'estero, un passaggio che secondo me non ha senso perché già ora sta messo abbastanza male a livello di hype, perché comunque sì, sarebbe un grandissimo acquisto, ma sta in un momento delicato della sua carriera dopo un crociato. Secondo me andare all'estero in un top team come il Bayern Monaco, si parlava, secondo me è rischioso, anche perché Bayern da quella parte lì c'ha Sané a destra e a sinistra, non mi ricordo chi è, mi pare Coman, quindi non credo abbia senso andare a Monaco. Si parlava di Napoli, ma il Napoli da quella parte lì c'ha Kvaratskhelia, quindi non è fattibile come operazione, a meno che vendi il Georgiano, ma lo devi vendere ora perché Chiesa comunque la soluzione la deve trovare entro una decina di giorni. È un affare che si può chiudere presto perché comunque siamo a luglio, ormai siamo alle porte della stagione perché sta per iniziare il ritiro. Alcune squadre l'hanno già iniziato, la Roma lo inizierà la prossima settimana, mi pare il 7 di luglio, quindi tra qualche giorno proprio. E ha fretta di chiudere per Chiesa perché prima lo hai, più lo metti in condizione di lavorare tatticamente, fisicamente, tecnicamente con Daniele De Rossi, che sarebbe francamente un acquisto top, perché lo metti lì stratitolare sulla sinistra, avresti un attacco composto da Chiesa, Dybala e la punta, per cui sarebbe un attacco di primissima fascia. E la punta è un altro nome che la Roma sta lavorando, è Sørloth del Villarreal, ma parliamo di Chiesa oggi. E Federico Chiesa, come ho detto prima, già l'accordo con la Roma per quanto riguarda lo stipendio, le cifre ancora non sono note. Vuole venire a Roma, ha sposato il progetto Roma che comprende appunto una qualificazione in Champions entro quest'anno obbligatoria, perché sta allestendo una squadra. Almeno i Friedkin pensano questo, spero che abbiano ragione, una squadra competitiva per quell'obiettivo e portarsi a casa almeno una coppa tra Coppa Italia e Europa League. Questo è il progetto Roma di quest'anno, un progetto importante, ma un progetto che comunque sta alla portata, perché comunque è da anni ormai che dobbiamo entrare in Champions, credo che ora dovrà prima o poi arrivare il momento. Manca l'accordo con la Juve. La Juve stamattina ha comunicato a Chiesa che non sta più nel progetto Juve. La Juve vuole prendere Jadon Sancho sulla sinistra e vuole far crescere Yıldız. Chiesa, più o meno stiamo parlando di quello che è successo a Dybala. Stessa identica operazione, con la differenza che Dybala era svincolato, Chiesa no. Però Chiesa allo stesso tempo percepisce un po' meno di ingaggio di Dybala. Bisogna trovare l'intesa con la Juve, il piccolo nodo da slegare, ma comunque la Juve non è che abbia il coltello dalla parte del manico. Perché? Perché in primis è già comunicato a Chiesa che non è più nel progetto, quindi comunque non è che puoi fare un tira e molla con la squadra
che lo deve comprare perché altrimenti rischia che il giocatore ti rimane in tribuna oppure giochi controvoglia. Primo. Secondo, c'è il contratto in scadenza. Il contratto in scadenza vuol dire che se Chiesa vale 40 milioni, che secondo me è il suo valore complessivo reale, ecco, col contratto in scadenza il valore si dimezza di un 40-50%. Proprio per questo la Juve sembra intenzionata ad accettare un'offerta superiore ai 20 milioni. Si parte dai 20 milioni. La Roma li ha proposti, la Juve vorrebbe un po' di più, ok? Nel senso che la Juve vorrebbe inserire qualche bonus, quindi 20 più qualche bonus per arrivare a 25, oppure addirittura una parte fissa, cioè 25 e il giocatore dovrebbe arrivare, ma ripeto, è un affare che si dovrebbe fare, è un affare che in cui cresce ottimismo, è un affare che appunto ha il benestare di tutte le parti, perché la Juve non lo vuole più, Chiesa non ha tutto entusiasmo di rinnovare alla Juve, comunque sì, anche se la Juve lo vorrà nel progetto, la Roma vuole Chiesa, Chiesa vuole la Roma. Quindi tutte e tre le parti sono volenterose di cedere il giocatore. Certo che la Juve vorrebbe cederlo prima all'estero, perché? Perché comunque la Roma è una diretta concorrente per la Juve, o meglio può diventarla se comunque si rinforza molto in questo calciomercato, e quindi preferirebbe cederlo all'estero. All'estero però è difficile trovare qualche acquirente, come ho detto, si è parlato del Bayern, ma loro sono già belli allestiti e Chiesa non ha tutta questa volontà di andarci. Perché? Perché sicuramente andresti a fare il panchinaro. Chiesa ha bisogno di una squadra che lo metta al centro del progetto, come è successo per Paulo Dybala. Dybala poteva andare all'Atletico Madrid, Dybala poteva andare al Borussia Dortmund, Dybala poteva andare all'Inter, tre squadre di fascia forse più alta della Roma. Sì, più alta della Roma perché il Dortmund ha fatto una finale di Champions, l'Inter ha vinto uno scudetto, però squadre in cui Dybala avrebbe fatto fatica ad imporsi come si è imposto alla Roma. Stessa cosa vale per Federico Chiesa. Un affare che bisogna chiudere entro una decina di giorni perché, come ho detto, tra poco c'è il ritiro e Chiesa, secondo me, sarebbe un affare prenderlo prima, in modo che comunque De Rossi abbia tempo per lavorarci, per sentirlo, per sentire le sue, diciamo, i suoi bisogni tattici, tecnici, fisici, per studiarsi meglio a vicenda. Vedete, Lukaku l'abbiamo preso a fine agosto e si è visto il risultato, cioè le ultime partite dell'anno Lukaku non c'aveva più benzina perché lui non l'ha fatta la preparazione atletica. È arrivato da Ciampino e subito ha giocato col Milan, per esempio. Ecco, per Chiesa speriamo non sia così, perché almeno così ce l'abbiamo molto più in forma per tutto l'anno. Sarebbe un colpaccio da 90. Ovvio che intorno a lui ci deve allestire una squadra. Una squadra che i Fredkin stanno allestendo. Le necessità sono tante per fare una rosa di altissimo livello, per competere per le prime 3-4 posizioni. Si parla della punta. Ora la necessità è la punta. Sørloth del Villarreal. Il prezzo è di 30 milioni di euro. La Roma sta provando a chiudere per meno, molto meno. L'offerta è già stata recapitata di 25 milioni di euro, rifiutata dal Villarreal, ma le parti sono vicine. Sørloth gradisce la destinazione, ma non c'è ancora l'accordo totale. Però cresce l'ottimismo anche lì. Non è avanzato come la trattativa Chiesa, ma occhio. L'alternativa Chiesa è Riquelme che è in stand-by dall'Atletico, anche lui un ottimo giovane. Non arriveranno entrambi, ovviamente, ma Chiesa è la scelta primaria. Per quanto riguarda il centrocampista, è chiuso l'affare Lefè, che arriverà alla Roma entro. L'operazione si chiuderà entro 48 ore circa. Si dovrebbe chiudere completamente. Le parti sono vicinissime. La Roma ha fatto un'offerta di 20 milioni di euro al Rennes. Il Rennes ha rifiutato perché vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, 20, 22, 23 milioni come cifra totale. Le parti sono veramente vicinissime. Il giocatore vuole venire a Roma. È già stato trovato l'accordo con il procuratore con il giocatore, con il calciatore. Lefè, che è un giocatore, ci farò il post acquisto, diciamo, ci farò, poi vi dirò la mia. È un giocatore
che mi ricorda molto Pjanic, in scala ovviamente, perché Pjanic è un giocatore di livello assoluto. Lefè, che è un mediano, può fare la mezzala, può fare il trequartista, è un giocatore molto duttile, e come detto arriverebbe per fare, diciamo, il comprimario o di Paredes, quindi magari Lefè si giocherebbe le partite in cui Paredes deve riposare, oppure proprio il titolare al posto di una delle mezzale. È un giocatore però che nella rosa della Roma ci vedo benissimo. Poi c'è anche l'affare del secondo portiere, la Roma pensa a Gollini, pensa a Boudart, che è il portiere dello Standard Liegi, affare messo in stand-by, la Roma ha recapitato un'offerta di 4 milioni di euro, si stanno valutando le parti, ma De Rossi preferisce per Luigi Gollini del Napoli. E poi c'è l'affare Bellanova è un affare secondario perché prima si devono chiudere queste operazioni, si devono incastrare perché la Roma ha necessità, come terzino, di far uscire prima Karstorp. Ora che è uscito Spinazzola, deve uscire prima Karstorp. Poi si comprerà il terzino destro e se avanzano soldi anche il terzino sinistro. Però a fine mercato. Per Bellanova vale sempre la stessa cosa. La Roma vuole spendere 25 milioni di euro, vuole inserire una contropartita come Zaleski, contropartita gradita, ma si devono trovare ancora gli accordi totali. È anche lì un affare fattibile. Ma Chiesa, ripeto, secondo me verrà sicuramente alla Roma, a mio parere, mi sbilancio, metto una mano sul fuoco e poi vedremo. Oh, se fallisco la mia prediction, me lo direte, altrimenti l'ho azzeccata, ho fatto un colpaccio. Lo dico da 4 mesi che Chiesa viene alla Roma, lo sapete perché ci ho fatto tutti i video possibili e staremo a vedere anche per l'affare Sorloth. Scrivete qua sotto la vostra nei commenti, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete tifosi della Roma, ma anche se non lo siete, vi è piaciuto il contenuto del mio canale. E noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.